Questa è una vergogna, noi abbiamo imparato in Campania che cosa significa avere i commissariamenti, significano soldi, risorse sprecate e nessun progetto riuscito. Lo guardiamo sulle bonifiche, c'è stato il commissariamento e nessuna bonifica. Nello Sblocca Italia è tutto quello per cui tutti i comitati, i movimenti cittadini e nazionali hanno combattuto. Trivellazioni, si va verso gli inceneritori, si distrugge il territorio. Si privatizza ancora l'acqua, non è più possibile. Da fuori grotta a Bagnoli per protestare contro il decreto Sblocca Italia, che mercoledì sera è stato convertito in legge col voto di fiducia al Senato. 2000 persone, tra movimenti politici, comitati civici e semplici cittadini, hanno sfilato contro le norme del decreto e in primo luogo contro l'articolo 33 che sottrae agli enti territoriali le scelte sull'area di Bagnoli-Coroglio e le trasferisce alla competenza del governo. Con la firma dei protocolli sottoscritti dal sindaco Luigi De Magistris insieme con il presidente del Consiglio Renzi il 14 agosto, la città stava procedendo su tutto questo, mostrando di voler uscire da un immobilismo del passato con atti concreti e atti di trasformazione. Non capiamo perché il governo abbia tradito tutto questo, abbia svuotato quegli stessi atti, li abbia commissariati e abbia commissariato una parte di città ancora più grande del perimetro previsto del SIN, mostrando di voler intervenire su una parte di città davvero enorme e non consentendo alla città la libera espressione. Questo non è possibile, il governo deve ritirare quell'articolo 33 e lo deve rimodificare garantendo i diritti costituzionali, perché non è un atto soltanto contro un'amministrazione, ma è un atto contro un'intera città. Molte le ragioni della protesta, dalla difesa dell'acqua pubblica alle preoccupazioni per i rischi di speculazione edilizia e di violazione dell'ambiente. Assente il premier Renzi, che pure aveva annunciato per questa mattina la sua presenza a Bagnoli. Togliessero i fondi alle spese militari e investissero sulla manutenzione del territorio, sul dissesto idrogeologico. Non fa altro che favorire opere contro noi, ci battiamo, nuovi inceneritori, trivellazioni, in deroga a tutto quello che sono i regolamenti edilizi. Vogliono regalare il nostro territorio, i nostri beni naturali, a partire da Bada Litorale di Bagnoli alla speculazione edilizia, all'estrazione di profitto ai nostri territori senza nessun rispetto per l'ambiente e per ogni norma di decisione democratica e di partecipazione. Questo è un grande corteo contro lo Sblocca Italia, ma in generale contro tutta la politica del governo Renzi. Cosa chiedo? Semplicemente l'applicazione della Costituzione, che è stata messa da troppo tempo sotto i piedi. Partito in mattinata dalla stazione di Campi Flegrei, il corteo è arrivato intorno alle 13 ai cancelli di Città della Scienza, dove era schierato un cordone di polizia. Dopo un tentativo di mediazione è seguito uno scontro con lancio di lacrimogeni e petardi. Feriti alcuni manifestanti, alcuni agenti e un operatore televisivo. Nel pomeriggio la protesta è proseguita con un'assemblea pubblica alla Facoltà di Ingegneria, dove si è discusso delle conseguenze del decreto per il territorio cittadino. Si dice che si sbloccheranno dei fondi per rilanciare l'economia italiana, quando in realtà è una legge che non è altro che la continuità di tutti i decreti che si sono fatti in questi anni per favorire e garantire i grandi progetti. Una legge che sblocca dei fondi, 30 miliardi per l'esattezza, per fare cementare tutta l'Italia.